L'agente Jenny Luisa è molto dura con i tassisti di New York parcheggiati illegalmente. Sposta la macchina. La multa, puoi ficcartela nel... Va bene, ti aiuterò un po', d'accordo? Ma cosa... Stai scherzando? La gente lì intorno ha la faccia di chi ha visto l'incredibile Hulk. Poteva anche multare i passanti per le mascelle cadute a terra. Ma che diavolo? Non mi interessa quanto sia forte. Non è possibile che riesca a sollevare il taxi. C'è solo un modo per scoprirlo, Hakim. Il video ha lasciato esterrefatti 4 milioni di internauti, perciò abbiamo rintracciato a New York il tassista, James Persoli, per scoprire il trucco del taxi. Wow! Vi sembrerà impossibile, ma quello che vedete è vero. Nessun effetto speciale o trucco cinematografico. La macchina si solleva veramente. Allora che dici, eh? Abbiamo modificato varie auto per creare effetti diversi. Ma come riesci a sollevare un taxi così pesante? In una macchina normale, il motivo per cui le quattro ruote rimangono a contatto con il terreno dipende dalla posizione centrale del baricentro. Ora, in questa macchina, la posizione è diversa. Sotto il cofano non c'era rimasto nulla. Hanno rimosso il motore, la batteria, il sistema di raffreddamento, ma non era sufficiente, quindi hanno aggiunto molto peso sul retro della macchina. Sono state montate delle piastre d'acciaio pesanti 2100 kg. In questo modo il baricentro si sposta molto vicino all'assale posteriore. Le ruote posteriori agiscono come perno e applicando una piccola forza è possibile sollevare il frontale dell'auto senza difficoltà. Pensavo che il taxi si capovolgesse completamente, dato il peso sulla parte posteriore, ma per evitare che questo accada hanno montato dei supporti che limitano il sollevamento ad un angolo di 45 gradi e non oltre. Quello che ci piace quando ci viene in mente un'idea è riuscire a realizzarla. In questo caso si trattava di progettare un'auto che poteva essere sollevata da tutti. Provaci! Anche i frettolosi newyorkesi si fermavano. Ringraziamo James e il suo taxi per averci mostrato una divertente applicazione della fisica. Basta piegarsi e sollevare. Oh!